Ciao a tutti, sono Mr. Dag e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di nuovo, sì, di Glovo. Finalmente era molto atteso questo video e finalmente oggi ne parlo. Allora, dopo mesi, mesi e mesi di richieste sulle protezioni sul lavoro, mi hanno mandato finalmente il casco di Glovo, il casco che non vale un casco. E dunque, questo diciamo, è sempre utile perché andando in bicicletta mi potrebbe proteggere da qualsiasi cosa. Ora, oltre al casco mi hanno mandato anche il gilet. Il gilet, ora ve lo faccio vedere. Un secondo. Il gilet di Glovo. Allora, questo diciamo dovrebbe essere il gilet che si dovrebbe vedere la notte. Guardate. Ora non lo indosso così almeno forse si vede meglio. Ecco, il gilet. È un gilet. Sì. Potrebbe anche andare bene, ma per la pioggia e per le varie intemperie come si fa? Glovo non ci ha pensato, dunque ci dobbiamo pensare noi per queste cose. Oltre al fatto che mi hanno dato questa mascherina di stoffa, guardate, dovrebbe apparentemente non far trapassare il virus che c'è ora in giro, ma invece non serve a niente perché dopo questo di qui non è una mascherina, ma possiamo chiamare copri mascherina. E non mi hanno dato neanche il gel disinfettante, che potrebbe essere utile per ogni volta che io tocco i contanti delle persone, e neanche lo spray per disinfettare lo zaino. Niente su niente, non ci hanno mandato niente, ci hanno dato solo queste due cose dopo mesi. Purtroppo solo questo. Ora dobbiamo parlare sui fatti economici di Glovo. È una cosa molto importante. Glovo, dopo che hanno firmato il contratto con la UGL, eccetera, insieme ad altre associazioni come Glovo, e la nostra, diciamo, guadagno che era, diciamo, a cottimo, è stato abbassato di molto, diciamo. Prima era una base di, non mi ricordo, 1,80 euro, adesso è arrivato a 1,50 euro. Non ci danno neanche il bonus pioggia, altri bonus che prima ci davano, adesso non ci danno più. Dunque, la possibilità di darci 3 euro, sommando i chilometri, ci danno 2 euro. O un euro qualcosa. Dunque, la situazione è molto critica. Ci danno talmente poco, che non vale neanche la pena di andare a consegnare. Siccome che a volte le consegne le facciamo perché in questo periodo di pandemia si può, diciamo, sacrificarsi per gli altri, però senza esagerare, perché alla fine noi siamo sempre in pericolo, cioè di essere contagiati. Dunque, evitiamo a volte di correre per avere dei punti, chiamiamo
alla fine rischiamo anche la vita per essere, avere ordini, finire l'ordine più velocemente e per averne altri. Così più ordini facciamo il sabato e la domenica, più riusciamo ad avere le ore lavorative. E questo secondo me è sbagliato, ma nessuno lo sa. E noi, anzi, voi dovete evolvere queste cose, queste informazioni. Eh sì, speriamo che in questi mesi Glovo cambi e migliori la situazione che c'è attualmente. Ci vediamo al prossimo video e ragazzi, lasciate un like e commentate come sempre. Ciao a tutti!